sentito che ha detto questo? Che devo scrivere una sitcom. Magari così trovi i soldi per farti girare, Certo, mi metto a scrivere una sitcom a 40 anni, dopo 14 film, e magari la giro pure a camere fisse. Ma dai, so. guarda, a costo di vendermi il ferri te lo faccio fare io il film. Grazie, Cla. Che pensi di fare? Ah, fermo, non so davvero. Qualcosa mi invento. Io tra poco devo andare via. Tu cominci ad andare a casa. Chiudo io. Stefano! Bene, ci avviamo alla conclusione e ora non ci resta che invitare quindi il pubblico ad andare a vedere il film al cinema e a esprimere il proprio giudizio e non affidarsi al giudizio esterno degli altri. Certamente, infatti ci tenevo, ecco, se è possibile da far dar voce anche alla persona che comunque ha confrontato questa realizzazione del film, grazie anche alla suo aiuto sia morale che umano, che è qui con me perché siamo tornati da poco dalla conferenza stampa, Claudio Del Falco, che insomma mi farebbe piacere che sentisse anche la sua versione, perché quella mia può essere prettamente, diciamo, di parte, no? Però visto che è una persona che è stato vicino a un attore con un'esperienza con quale spalle di famiglia, perché a differenza mia lui è figlio d'arte, perché la mamma era la grande attrice Olimpia Cavalli, che ha lavorato con Totò, con De Sica, con, magari, insomma, con tanti altri, e devo dire che lui ha vissuto già nella sua infanzia in un mondo prettamente cinematografico. Sono Allora, Claudio Del Falco, sono un grande amico di Stefano, lo conosco da tanti anni, quindi posso parlarvi di lui, posso dirvi quello che penso io da attore, da amico e da cittadino italiano, insomma, questa è una cosa. Da amico posso dire che Stefano è la persona più coraggiosa che io conosco, quindi una persona che non ha paura di nulla, si sottopone a delle prove disumane pur di ottenere poi risultati che, incontrando anche gli avversari più tosti, più difficili, ardui, quindi una persona coraggiosissima. E questo film ne è la riprova, perché girare un film agli arresti domiciliari, nelle condizioni in cui lui stava, contro, diciamo, un sistema, è un impegno molto importante per un regista, per un cittadino, per un ragazzo che vuole dire la sua verità di fronte a molte ingiustizie, a molte cose che probabilmente non vanno come dovrebbero in Italia. Quindi da amico posso dire questo, da attore posso dire che il film oggi in proiezione ha ottenuto dai giornalisti un grande successo, quindi c'era anche Bruno Oliviero, il fotografo, tutti quanti hanno fatto apprezzamenti anche proprio sulla fotografia, su tutto quanto. Io per quanto mi riguarda il mio ruolo è il ruolo del suo amico, quindi io interpreto me stesso, colui che aiuta Stefano quando lui esce dal carcere. Quindi ho l'amico del cuore che cerca di stare vicino il più possibile al personale protagonista, aiutandolo nei momenti di bisogno, anche economicamente, perché lui esce dal carcere senza alcuna possibilità, quindi ottiene i lavorativi in questo centro sportivo dove mette in piedi questo film. Con tutte persone che lo aiutano, che gli vogliono bene, cercando di mettere su una squadra con persone volenterose che fanno di tutto per far realizzare al regista e al Calvagna il suo progetto. Quindi questo è quanto, insomma, noi siamo tutti curiosi, speriamo che il film vada bene, anche perché Stefano se lo merita, esce da un periodo molto brutto, quindi è giusto che sia così, insomma. Stefano!